All'indomani della richiesta ufficiale dello stato di emergenza da parte della Regione Marche, che ha inoltrato la richiesta al governo centrale, ai vertici nazionali della protezione civile, oggi il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha effettuato una serie di sopralluoghi nel pesarese per toccare con mano lo stato dei danni su questo territorio, da Gabicemare a Montegrimano Terme, da Sasso Corvaro fino alla città di Pesaro. Questa è la situazione che ha trovato il governatore. Diciamo che va ripristinata la viabilità e vanno riconsegnate alla sicurezza i luoghi che sono stati maggiormente colpiti. È una situazione che oggi, in questi giorni, oggi in particolare il tempo è stato più clemente, quindi dobbiamo fare una ricognizione complessiva e trasmettere poi alla Protezione Civile Nazionale, al Ministero, quella che è il risultato di questa ricognizione e poi sulla base di questi dati bisogna, come abbiamo già fatto, chiedere lo stato di emergenza per mettere in mano la somma urgenza, come dicevo poc'anzi, al ripristino dei luoghi, delle infrastrutture, della viabilità e di quelle criticità che si sono evidenziate. È certo che quando noi siamo davanti a situazioni come quella che si è verificata lo scorso settembre nel Catria, dove in pochissimi minuti, in poche ore, sono caduti i millimetri d'acqua che normalmente cadono in 6 mesi, sono degli eventi rari, straordinari, eccezionali. E quando invece vediamo delle situazioni che davanti a una pioggia che può sembrare normale ci sono delle criticità, evidentemente significa che a monte non c'è una gestione che è stata sufficientemente in grado di garantire la sicurezza. Devo dire che nella nostra regione hanno tenuto i fiumi, è andato in crisi il reticolo inferiore, cioè quindi i fossi e tutti quei corsi d'acqua che sono più piccoli, però i fiumi hanno tenuto bene nonostante hanno avuto in diverse fasi dei momenti di criticità e anche di allerta rossa. Dall'altra parte c'è stato anche evidenziato un tema che è quello degli smottamenti e delle frane, che in un territorio come quello marchigiano, che è oggetto bellissimo dal punto di vista paesaggistico, ma che si proprio caratterizza per la presenza di colline che degradano dalla montagna al mare in valli strette, ecco, questo tipo di territorio è un territorio per vocazione fragile e questi smottamenti, queste frane hanno creato problemi alla viabilità e stanno creando problemi nella viabilità secondaria del nostro entroterra, nel pesarese e nel fermano. Su questo bisogna fare un'analisi attenta di quelle che sono le criticità e vanno affrontate.